Ciao, io sono Umberto Ronco, sono allievo del secondo anno di economia della scuola. Vengo da Moncalvo in provincia di Asti e sono venuto in contatto con la scuola nei tempi del liceo quando, sfogliando un po' i siti internet delle varie università italiane, mi sono imbattuto nella scuola. Ciao, io sono Alessandro Gazzetti, sono allievo del secondo anno di Scienze Politiche qui alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e vengo da Livorno. Ho conosciuto il Sant'Anna perché stando qui vicino è un nome conosciuto e ho deciso di provarci e ce l'ho fatta. Ciao, io sono Sara Malafa, sono allievo al secondo anno di medicina e vengo da Verona e ho conosciuto la scuola perché al mio liceo al quarto anno mi ha dato la possibilità di partecipare alla scuola d'orientamento organizzata al Sant'Anna nel periodo estivo e così poi l'anno successivo ho deciso di provare il concorso. Ciao, il mio nome è Vito Pampinella, sono iscritto al primo anno di ingegneria informatica e vengo da Alcamo in provincia di Trapani. Sono venuto a conoscenza del Sant'Anna al quinto anno, quando cercavo opportunità e borse di studio per andare a studiare al fuori. Ciao, io sono Monica Ghilla, sono allieva al primo anno di giurisprudenza, vengo da Cursi in provincia di Lecce e ho conosciuto scuola grazie al progetto MEMO, Merito e Mobilità Sociale, al quarto anno del liceo. Ciao, io sono Lucia D'Amore, sono iscritta al primo anno di economia e vengo da Ambivere in provincia di Bergamo. Ho conosciuto la scuola quando in realtà è arrivata una mail nel mio liceo da parte del Sant'Anna, allora mi sono iscritta all'Open Day e da lì ho cominciato un po' a conoscerla. Qual è il vostro rapporto con, diciamo, quello che vi aspetta dopo l'università? Che cosa vi aspettate? Che tipo di mondo c'è intorno a voi? Che cosa vedete? Dopo l'università mi aspetto di un mondo abbastanza competitivo, non mi aspetto niente di troppo facile. Diciamo che secondo me alla fine il mondo è competitivo qualsiasi cosa tu faccia e quindi a questo punto è meglio fare qualcosa che ti piace. Sicuramente devi trovare un bilancio tra quello che ti piace fare e quello che effettivamente ti conviene fare, però secondo me cioè, questo bilancio può essere fatto in modo abbastanza largo, cioè secondo me la priorità è fare qualcosa che effettivamente ti piace per farla al meglio. E dal mio punto di vista mi piace molto la matematica e ho questo strumento davvero forte che è l'informatica. Boh, il mio obiettivo, quasi un sogno tipo da bambino, l'idea è di fare in modo che le persone non debbano lavorare più, cioè perché l'automazione secondo me è una cosa davvero molto potente e possibilmente nei prossimi 50 anni potrebbero scomparire molti lavori meccanici. E questo permetterebbe alle persone di fare lavori effettivamente più, diciamo, utili e che, non, cioè, che potrebbe evitare lavori che invece possono essere fatti magari dalle macchine, banalmente. E come ti piace, cioè, come ti piacerebbe, diciamo così, rapportarti al mondo dell'automazione? Cioè, ti piacerebbe, a prescindere che alcune o la stragrande maggioranza delle azioni che vengono svolte adesso da mani umane venissero, come dire, portate nell'attività delle macchine, oppure pensi che l'automazione possa essere funzionale in determinati versanti, ma bisogna lasciare lo spazio dell'arte, dell'artigianato, della creatività o che ne so? Sì, secondo me l'automazione non deve, diciamo, servire per sostituire l'uomo, deve servire come sostegno dell'uomo. Di conseguenza, cioè, deve servire a sostituire quei lavori veramente meccanici e possibilmente noiosi, ma l'arte, l'artigianato potrebbe essere tranquillamente fatto dall'uomo, cioè non per forza deve essere un automato. Cioè, probabilmente esiste tuttora l'automazione, ci sono intelligenze artificiali che fanno arte. Certo. Però comunque quello sarà un ruolo che gli uomini continueranno a fare a prescindere da quanto le macchine possono superarlo. Nel senso, alla fine dietro alle macchine ci sono sempre degli uomini. Interessante, io ho fatto una volta uno speech con una persona che lavora nell'Istituto Italiano di Tecnologia e che ha un braccio meccanico. E quindi lei si è impiantata da sola, ha fatto degli studi, come dire, con tutto il team, e quello che ha visto è che la maggior parte delle persone chiedeva al suo arto meccanico di comportarsi come se fosse una mano normale. Gli dava fastidio il fatto che non fosse rosa, per esempio, e il fatto che fossero visibili tutti i congegni. Gli dava fastidio il fatto che non potesse svolgere tutte le funzioni che svolge una mano. E questo secondo me è affascinante perché lei cercava di spiegare: guardate che questa tecnologia non deve sostituirsi alla mia mano, come stavi dicendo tu, ma deve essere uno strumento che possa accompagnarmi nella vita, che lei ha fatto anche le Olimpiadi, no? Ed è stato affascinante vedere proprio le modalità con cui una mano si può stringere, le modalità che possono avere a che fare anche con le carezze di una mano meccanica, Sì. tutto uno scenario affascinante. E quindi mi viene da chiedervi,
Non so se avete mai sentito parlare del manifesto cyborg di Donna Haraway e in generale di quello che sta diventando l'essere umano, quello che può diventare l'essere umano, oppure Homo Deus di Harari, un altro testo importante su questo. Quello che vi chiedo è, secondo voi, che cosa sta diventando l'essere umano? Visto che appunto lui ci ha raccontato, no, e poi arriviamo a Platone. Visto che lui ci ha raccontato, ma poi dopo, piano piano arriviamo qui, però intanto, come dire, cominciamo a muoverci insieme. Che cosa può diventare l'essere umano? Che cosa sta diventando l'essere umano? Ci estingueremo? Diventeremo dei cyborg? Oppure non sta succedendo niente? La competizione in questo ci rende più o meno meccanici? Questo è un... Ora ti tolgo dal... Sicuramente io credo che già in parte, come appunto dice anche Donna Haraway, già nel manifesto siamo già in parte cyborg, cioè nel senso che tutto l'umano si costruisce e si evolve grazie all'implementazione tecnologica, dalla più basilare fino a quella più complessa che si sta sviluppando sempre più di recente. Sicuramente è uno strumento potente che quindi non può procedere senza, diciamo, in maniera completamente sregolata e con una visione completamente ottimistica. Allo stesso tempo credo che ci siano degli elementi positivi, soprattutto credo che ci permette di ampliare molto la visione e di superare la visione tradizionale anche ad esempio della scissione tra natura e cultura, e quindi rimettere in discussione questa scissione e capire come tutto ciò che è cultura non sia in opposizione, ma siano in una relazione dialettica e si costituiscano a vicenda. Quindi credo che sia uno strumento importante in questo senso, perché permette di anche superare tutti quelli che storicamente sono stati dei limiti, cioè molto spesso la giustificazione della natura è stata un limite sia per l'evoluzione tecnica, sia per l'evoluzione anche etica, ma anche nell'ambito del diritto, no? Molto spesso viene utilizzata la giustificazione di ciò che è naturale per impedire lo sviluppo. Quindi in questo senso credo che accettare la correlazione tra uomo e tecnica permette anche di ottenere in anche altri ambiti molte conquiste. E poi per il resto sicuramente credo che appunto questa idea possa avere dei risvolti pericolosi, soprattutto se si considera il fatto che c'è un'iniqua distribuzione dell'accesso a questo tipo di risorse, a questo tipo di tecnologie, quindi può diventare uno strumento per perpetrare ingiustizie e disuguaglianze. Quindi in questo senso credo che il lavoro anche che si fa qui, ad esempio nell'Istituto di Biorobotica, sia molto interessante, cioè quello di mettere insieme la tecnica, quindi i saperi dell'ingegneria, dell'ingegneria biomedica, dell'ingegneria informatica, con gli aspetti prettamente umanistici, quindi ad esempio la filosofia politica, ma anche gli aspetti del diritto. In questo senso sicuramente credo sia una delle frontiere più interessanti del diritto, quella della regolamentazione dell'intelligenza artificiale e della sua possibile coesistenza, insomma, con l'umano. Dai. Mi è piaciuto un sacco il fatto che appunto tu prima abbia detto questa è sua. No, tu l'hai detto? Fatto sta che resta il punto, per fortuna. E quello che vi chiedo è, in che modo vi siete ibridati tra di voi? A proposito di cyborg, cioè, guarda, quello là mi ha fatto scoprire Philip Dick. Oh, ma non puoi capire, io degli algoritmi non ci avevo capito niente. Ora finalmente capisco. Che in che modo vi siete mescolati? Che cosa avete scoperto qui al Sant'Anna che non avreste potuto scoprire altrove? Diciamo che è forse uno dei punti di forza maggiori di questo posto, almeno dal mio punto di vista. Quello di vivere insieme a ragazzi che fanno cose completamente diverse tra di noi. Cioè, io studio scienze politiche, ragazzi più intorno economia, c'è chi fa medicina, c'è chi fa agraria, e c'è proprio spesso, molto spesso, uno scambio, un interscambio reciproco di conoscenze, ma anche così di curiosità, cose che uno magari la mattina si sveglia, pensa, dice al suo compagno di stanza. Bella per esempio la cosa che al primo anno siamo messi in stanza con un allievo sperimentale e un allievo sociale nelle doppie, in modo tale già dall'inizio da creare uno scambio di idee, di pensieri. E questo è molto forte. Io sono in camera con un ingegnere e spesso ci confrontiamo su cose che né studio io né studia lui, oppure che studia lui e non studio io. Cioè, crea proprio un qualcosa che va oltre il tuo settore di appartenenza, che va oltre quello che studi, e dà forse quella interdisciplinarietà che contraddistingue un po' questo posto. Anche il fatto, per esempio, che ogni anno dobbiamo fare un numero di esami, 7 CFU dobbiamo fare, di cui 2 non devono essere nel nostro settore. Cioè, puoi scegliere quello che vuoi, basta che non sia la materia che studi te.
Cioè io posso fare 5 corsi di scienze politiche, devo fare 5 corsi di scienze politiche, 2 che non siano scienze politiche. E questo, in modo quasi coercitivo, ti obbliga a ampliare i tuoi orizzonti. Tipo io quest'anno ho fatto un corso di programmazione e ho imparato un po' di cosine. Ora non è che posso programmare, però se devo creare delle cosine posso fare. E quindi è questa una cosa molto forte, secondo me, che dà questo posto. Timidezza. La timidezza è qualcosa che, come dire, sei abituato a stare con te stesso e di conseguenza tendi a stare con i tuoi amici bene, però con persone che non conosci meno bene, o quantomeno devi prendere un po' le misure. Come vi ha aiutato, se vi ha aiutato, il Sant'Anna a relazionarvi con gli altri, a lavorare con la vostra timidezza, con il fastidio che magari vi danno gli esseri umani? Non necessariamente sono tutti filantropi, magari c'è qualche misantropo tra di voi che però ha sviluppato una misantropia felice. Tutti reputi timida? Sì, in realtà io penso di essere molto migliorata da quando sono entrata, e è anche vero che sono al primo anno, quindi diciamo ancora non sono, non è molto tempo da quando vivo con persone diciamo circa della mia stessa età, ovviamente essendo abituata a vivere in famiglia e vedere le altre persone a scuola è ovviamente un rapporto diverso. In questo ambiente secondo me cioè io perlomeno ho molti meno momenti in cui sto da sola con me stessa, però a me ha molto aiutato il fatto che all'inizio noi fossimo arrivati, noi appunto si è in 50 all'inizio del primo anno e io non conoscevo nessuno, però anche per gli altri era la stessa cosa, quindi in un certo senso secondo me venendo qui tu sai che sarai con persone che non conosci e io perlomeno mi sono messa tanto in gioco, soprattutto rispetto a quanto non fossi abituata a fare prima, e ho visto che questa cosa mi ha permesso di ampliare tantissimo i miei orizzonti. Cioè io guardando indietro mi rendo conto che sono cresciuta tantissimo proprio grazie al fatto che arrivando qui poi diciamo che fin dalle prime settimane ci siamo trovati a unirci tanto, soprattutto tra noi del nostro anno, e secondo me è proprio una cosa bella il fatto sia di comunque scambiare molte parole o comunque molti momenti con persone che non studiano la tua stessa cosa, anche rispetto alle mie amiche che fanno università tradizionali, vedo che c'è proprio questa differenza, cioè loro hanno amiche che studiano quello che studiano loro e che quindi in un certo senso hanno il loro stesso mindset, mentre io trovo davvero che sia una grandissima ricchezza quella di poter parlare con gli ingegneri. E poi è vero che magari c'è chi proprio non riesce a fare questo primo passo di cercare di aprirsi magari quando arriva, però secondo me è anche vero che ci si può creare davvero tanto il proprio spazio, cioè l'università in generale è il momento in cui magari cominci, cioè già prima cominci, però magari cominci a dire ok, cioè io sto studiando, però sto studiando perché lo voglio fare io, e quindi allo stesso tempo secondo me anche essendo qui puoi scegliere quanto diciamo stare sulle tue, mettiamola così, e quanto invece interagire con gli altri, però già il fatto per esempio di mangiare a mensa tutti insieme ti, non dico obbliga, però ti aiuta, cioè secondo me è più un aiuto che un obbligo, nel senso che tu puoi comunque decidere di appunto stare sulle tue, però hai comunque un'opportunità ogni giorno per vedere anche altri, persone che cioè diverse da te in generale, e secondo me questo ti aiuta anche a capire magari con chi ti senti più in confidenza, quindi per superare piano piano. Che sensazione hai rispetto al futuro? Io in realtà sono abbastanza preoccupata, nel senso un pochino perché dal mio punto di vista non so cosa farò uscita qui, per ora mi interessa quello che studio, però cioè non sono entrata sapendo già cosa vorrò fare dopo, anche perché soprattutto ovviamente più divento grande più mi rendo conto che il mondo è complicato, poi appunto anche stavamo parlando prima della crisi climatica, questa cosa a volte quando ci penso mi paralizza abbastanza perché penso che è una cosa che sta continuando a peggiorare e in realtà cioè la gente sembra che non faccia nulla e quindi non lo so, sono abbastanza preoccupata, sono comunque convinta che questo posto dia molti più strumenti per cercare un minimo di capire il mondo, comunque perlomeno trovare il proprio posto nel mondo più di quanto non avrebbe potuto fare l'università tradizionale, perché appunto anche mettendoti a disposizione molti stimoli diversi, non lo so, secondo me ti fa riflettere di più e ti fa anche capire meglio come funzionano le cose, non solo tra la tua ristretta cerca di amici che la pensano circa come te, ma anche un pochino in un orizzonte più ampio. Hai paura del futuro? Ti affascina il futuro? Sei affascinato e terrorizzato dal futuro? Qualcosa che arriverà, quindi il proprio atteggiamento ha anche l'importanza che può avere, nel senso. Comunque, secondo me, non bisogna essere troppo spaventati perché
se no non hai una reazione positiva se sei spaventato dal futuro. Chiaramente non bisogna nemmeno arrivare impreparati, ecco, cioè ci è dato a disposizione del tempo per cercare di costruire quelle capacità, la base culturale, la base di proprio di come persona, per arrivare a non essere terrorizzato dal futuro. E quindi secondo me è molto molto dipende appunto da come impieghi il tuo tempo e da come da cosa decidi di fare prima che giunga quel momento, perché è chiaro che se si vive nel terrore del futuro non si autorealizza, ecco. Come organizzi le tue giornate per rendere, come dire, per prepararti a questo futuro, in sostanza? Cioè, com'è fatta la tua giornata? Innanzitutto cerco di ascoltare le esperienze delle altre persone per capire cosa può essere meglio per me stesso, anche appunto basandosi sulle esperienze degli altri che ti raccontano un po' la loro storia, gli errori che hanno commesso, cercare di prevenirli o quantomeno cercare di non ripeterli nella stessa maniera, cercando di imparare qualcosa. E quindi appunto la mia giornata, proprio step by step. Quali sono i corsi che state seguendo, che vi stanno appassionando, che vi hanno appassionato in questi mesi? Allora, forse il corso quest'anno che più mi ha appassionato è stato un corso in realtà molto pratico, quindi più un laboratorio, si chiamava Laboratorio di Cardiologia Sperimentale. E, sì, io studio medicina, quindi, che è un corso che si tiene alla CNR qua a Pisa, e diciamo è volto a fare delle sperimentazioni su alcuni farmaci che mirano a far rigenerare il tessuto cardiaco in seguito a un'ischemia, in seguito a un infarto. E ad esempio, un po' per ricollegarmi a quello che diceva anche Umberto, io ho seguito questo corso, poi a me ha appassionato particolarmente sia l'argomento che le modalità, e quindi informandoci anche con degli allievi più grandi siamo venuti a conoscenza del fatto che poteva essere possibile fare, cioè proseguire, diciamo, questo progetto, perché viene svolto a Pisa ma in contatto con un progetto che in realtà è svolto al King's College a Londra. E quindi nell'ultimo mese ho investito un po' di tempo e sono riuscita, insieme anche un'altra ragazza del secondo anno, a organizzare un'esperienza di un mese quest'estate, andando appunto al King's College e proseguendo quello che avevo iniziato a vedere in questo corso, proprio per, insomma, portare un esempio di come al di là di quello che è la conoscenza che magari i corsi possono dare in maniera prettamente di dogmatica, diciamo, poi c'è tutto una modalità anche di stimolare la persona e ovviamente poi anche responsabilità della persona stessa di non solo trovare la sua via, ma anche qualsiasi via che magari non è sicuramente la tua, però ti suscita un certo interesse, poterla approfondire. E questo forse è proprio l'opportunità in più che rispetto a un'università normale si ha in questo posto, cioè il fatto che da un semplice interesse si ha la possibilità davvero di andare a vedere cosa c'è dietro, di approfondire e sì, verificare che magari saranno su 10 strade 9 sbagliate, però se non le provi non le potrai mai sapere, quindi questo. Ed è un po' quello che anche dal futuro io spero di ottenere, cioè la possibilità di scoprire tante strade per alla fine riuscire, spero, a trovare un posto, o almeno il mio posto nel mondo. E rispetto proprio agli ambiti di ricerca, c'è qualcosa che anche nella fase di orientamento vi ha colpito? Beh, io ho scelto di fare medicina, cioè almeno all'inizio, specialmente perché a me interessava molto l'ambito della ricerca. E forse in Italia è uno dei posti in cui davvero si può fare ricerca in ambito biomedico già prima della laurea e comunque anche in seguito a un livello abbastanza alto, cioè il Sant'Anna, e quindi il Sant'Anna spinge molto, soprattutto, cioè in medicina rispetto ad altre università spinge davvero molto sull'ambito della ricerca, e la maggior parte dei corsi interni sono volti proprio a questo aspetto. E quindi certamente è stato nel momento della scelta un fattore per me discriminante. E dall'altra parte, diciamo, fare ricerca è certamente dal punto di vista di quella che è la possibilità di farlo in Italia, particolarmente
cioè uno degli aspetti più difficili, perché la competitività in quel livello, cioè in quel campo, è altissima, soprattutto perché spesso i fondi purtroppo sono limitati. E quindi se da un lato è un grande interesse, dall'altro cioè spesso risulta anche essere la scelta più difficile o comunque meno conveniente. Qualche altro ambito che vi ha colpito? Non nella fase di orientamento, ma cioè abbiamo i tutor noi, ovvero ogni anno ci viene assegnato singolarmente un professore che ci segue. Il tutor, diciamo, ha dei compiti, degli obblighi, che sono per esempio appunto controllare il tuo piano di studi e confermarlo, eccetera. Però in verità può essere anche un rapporto abbastanza informale, in cui tu puoi chiedere consigli appunto in generale sull'ambito della ricerca, sulle tue passioni, eccetera, e puoi confrontarti a sua volta su cosa fa il tutor, perché comunque il tutor è un professore della scuola che possibilmente fa anche ricerca. E io ho avuto io per ora ho un tutor che fa ingegneria biomedica, si è laureato in ingegneria biomedica. E mi ha parlato per esempio della sua ricerca, e questo è per esempio uno dei modi in cui diciamo, il Sant'Anna rende, diciamo, amplia il tuo campo visivo, secondo me. E quindi mi ha aperto un po' questa strada della biorobotica, che comunque ingegneria informatica come triennale dà molti sbocchi, quindi possibilmente potrei anche affacciare lì. In ambito sociale, volendo, forse una cosa che c'è qui alla scuola, siamo CFU di ricerca, e sono dei programmi di, diciamo, è un corso che metà o una parte del corso è strutturata come ore di lezione frontali, quindi come un corso normale. Poi c'è un'altra parte di corso, quella più principale, più rilevante, che è ricerca vera e propria, fatta sui temi nei quali in quel momento i docenti stanno facendo ricerca. Quindi più o meno entri quasi nel team di ricerca che ha questo docente, e ti trovi a lavorare su un tema che ti interessa. Per esempio, nel mio caso ho fatto un progetto su la tematica europea, sul Next Generation EU, il PNRR italiano. Quindi entri proprio nel team di ricerca, fai delle, chiaramente per quello che puoi fare, per quello che può fare un ragazzo del secondo anno non può fare una ricerca completa, però può dare una mano, può strutturare una parte del lavoro. E niente, quindi questo è proprio, vieni messo a vis-à-vis con quello che è poi la ricerca. Quindi se uno poi vuole intraprendere quella strada, hai un modo per capire cos'è, o magari anche per capire cos'è e poi dire ok, non è quello che voglio fare. E nel vostro caso anche qualche possibilità di collaborazione anche con altre università, con una dimensione anche europea, per esempio? In realtà, cioè, sono ancora al primo anno, quindi probabilmente ci sono tantissime opportunità che ancora non conosco. Sicuramente in scuola, da questo punto di vista, uno dei suoi vantaggi è il fatto di avere molti contatti, molti legami, sia formali che informali, con altre università, con enti di ricerca. Però sinceramente ancora non sono così tanto sicura del mio futuro da aver, cioè per ora voglio concentrarmi su quello che c'è qui adesso, quindi non conosco ancora tutte le opportunità che avrò. Ma un ambito di interesse, considerato che parlavi del manifesto cyborg. sì, sicuramente, cioè, sono interessa molto l'ambito, le questioni di genere, eccetera. Sto cercando in qualche modo di declinare questo mio interesse, che per il momento è prettamente appunto teorico, filosofico, su qualcosa di più pratico e di più poi tecnico, anche come la giurisprudenza. E quindi sicuramente questo è quello che vorrei fare in astratto, cioè cercare di declinare questo mio interesse anche nel mio ambito, insomma, di studio. E per esempio il momento della tesina di cui parlavamo prima, cioè, mi ha permesso di iniziare a fare questo, perché la mia tesina sarà su il lavoro femminile, che è una tematica che fino a questo momento ho sempre guardato da un punto di vista più filosofico, con il femminismo marxista e quant'altro, e adesso lo sto declinando attraverso, lo sto conoscendo anche da un'altra prospettiva, che è la prospettiva legislativa, la prospettiva degli strumenti e delle politiche pubbliche e sociali. E quindi sì, per il momento su questo, poi non so bene nell'ambito della giurisprudenza dove vorrò collocarmi, però. E come è stato trasferirsi dalla provincia di Lecce a Pisa? No, è stato molto bello, perché in realtà ho sempre desiderato andare via da lì, insomma,
e non, ho sempre, nel mio futuro ho sempre visto la prospettiva di andare fuori, e quindi farlo qui sicuramente rende l'esperienza molto meno traumatica, tra virgolette, da tanti punti di vista, da un punto di vista affettivo, perché comunque non sei mai davvero solo, cioè vieni comunque inserito all'interno di un contesto che subito diventa un'altra forma di famiglia, più allargata, diversa, però comunque non hai anche quel momento di solitudine o di spesamento che puoi avere ad essere un fuorisede che vivi in un appartamento da solo con delle persone che non conosce. Quindi da quel punto di vista è stato molto meno traumatico, lo è stato anche da un punto di vista materiale, perché sicuramente il fatto di venire a studiare poter studiare fuori senza però gravare economicamente sui propri genitori sicuramente ti fa prendere l'esperienza in maniera molto più serena, molto più tranquilla, e quindi è stato, ci sono stati soltanto sicuramente aspetti positivi, in realtà devo dire la verità. È stato d'accordo anche lei, sì. Vuoi aggiungere qualcosa? No, in realtà non avrei molto da aggiungere, nel senso che io sono completamente d'accordo con Monica, soprattutto per quanto riguarda l'ambito relazionale. Secondo me magari soprattutto per le persone timide, se comunque fin dall'inizio diciamo ti aspetti ad un certo punto della tua carriera di vivere un'esperienza da fuorisede, viverla qui dove sei inserita in un contesto per cui gioco forza durante la tua giornata, vedi comunque persone, secondo me aiuta tantissimo anche a non rinchiudersi solo in se stessi, altrimenti secondo me appunto soprattutto per le persone timide c'è il rischio di chiudersi nella propria casa, lezioni online, esami, e si perde tanto, secondo me. No, non allora, so, cioè, mi sembrava sì, che io volessi... Io ero cresciuto con la prospettiva anch'io di dover fare quantomeno l'esperienza dell'università fuori, lontano da casa mia, in quanto proprio molto praticamente abitando in campagna non era proprio possibile rimanere a casa e studiare all'università, quindi la prospettiva era già quella. Poi ovviamente imparando un po', cioè vivendo un po' di più a contatto con una realtà più adulta, tra virgolette, ci si rende conto che la prospettiva deve essere non solo oddio mi son trasferito a Pisa, ma deve essere voglio andare a lavorare magari a Londra oppure a Milano, anche se Milano è, o a Berlino, proprio come valore aggiunto, secondo me. Per te com'è stato trasferirti qui? Come, cosa ricordi dei primi giorni in cui sei venuto qui? Beh, ero spaesato, però il fatto è che spaesato è una condizione in cui sarei stato comunque. Il fatto di essere arrivato spaesato in mezzo ad altri 49 spaesati ha reso, cioè nel senso, lui no perché è livornese, ma lei, Sara, che è di Verona, era tanto spaesata quanto me, quindi nel senso, potevamo almeno... Dormite tutti in una doppia? No. Io sì, doppia. Doppia anch'io. Mi ha colpito sia di Umberto, ma anche altri discorsi, mi ha colpito perché nelle dimensioni del Sant'Anna avete tutti quanti elencato, a parte quella didattica, a parte quella di ricerca, ma quella appunto di convivialità, di relazionalità, e avete citato tanto il dormire con qualcuno quanto il mangiare con qualcuno. Cioè, sono momenti che ovviamente non hanno dei CFU, però producono un senso di... In realtà... Ah, già li producono? No, nel senso che la vita e anche l'autogestione collegiale che abbiamo parziale è riconosciuta nel fatto che alla fine di 5 anni ci viene fornito un master di secondo livello che come somma di CFU non sarebbero sufficienti. Quindi in qualche modo... più l'autogestione ovviamente che la convivialità viene remunerata, però comunque viene riconosciuto un valore a questo punto, a questa forza della scuola. Prima è stata fatta la domanda al corso che ha appassionato di più, per me probabilmente il corso più bello che ho seguito in quest'anno e mezzo, alla fine perché sono a metà del secondo anno, è stato un corso di matematica molto 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 astratto che ho seguito con un professore interno della scuola, ed è riuscito appunto proprio grazie al formalismo e all'astrattezza della matematica ad incidere in maniera molto positiva sul mio approccio al ragionamento, il mio approccio alla soluzione appunto di problemi, di questioni. Quindi... Per me venire a Sant'Anna è stato un grande cambiamento, diciamo
io da lì sentivo, cioè quando ero in Sicilia sentivo abbastanza un sentimento quasi di voler andare via, no? Di fare altre nuove esperienze. E anche grazie a un progetto in cui sono stato coinvolto dalla scuola, il progetto Memo, che è un progetto di orientamento, sono potuto anche tornare a Palermo e diciamo, fare domande, vedere ragazzi che sono comunque un anno in meno di me, però avevano lo stesso sentimento, ovvero questo sentimento di fuggire, che però non è ben definito, non si sa di fuggire da cosa. Però cioè, questo sentimento di fuggire è qualcosa di veramente ancora più largo, cioè una questione proprio di mentalità, diciamo di non essere magari abbastanza aperti, ti senti quasi come se ci fosse un muro tra te e il mondo che c'è là fuori, no? E questa cosa che magari i giovani la sentono molto di più perché possono collegarsi al mondo attraverso un telefonino, no? E quindi poi quando chiudono il telefonino si trovano in una realtà completamente quasi isolata. E questo diciamo è un po' quel sentimento che sento io di fuggire, che non è per forza un fuggire per non tornare mai più, cioè è un fuggire per diciamo sentirsi la libertà di poter andare e venire quando si vuole. Questo. Quindi possibilmente un giorno tornerò più consapevole di me stesso. Tu vuoi dire qualcosa su questo, Diva? No, sì, io sono praticamente d'accordo con tutto quello che ha detto Vido, anch'io ho condiviso tanto questo sentimento, infatti quando prima dicevo che ho sempre in un certo senso dato per scontato l'idea dopo il liceo di fare università fuori, era per questo, perché ho sempre sentito questo desiderio di andare via, cioè come dice Vido è un'idea abbastanza confusa, nel senso che questo desiderio non sai precisamente né da cosa stai fuggendo né dove stai andando, perché effettivamente è più una sensazione che un fatto effettivo. È sempre questa sensazione di partire da una posizione in un certo senso di svantaggio rispetto agli altri. E per tanto tempo l'ho vissuta in maniera molto negativa, nel senso quasi come una colpa che addossavo anche a tutto il mio contesto, finché non sono riuscita a, diciamo, storicizzare, inquadrare anche in una prospettiva politica questo sentimento, a giustificarlo in una prospettiva più ampia che non fosse solo morale. A volte dai quasi la colpa al contesto in cui vivi per quello che senti, ma in realtà non è tanto così. E venire qua sicuramente ti dà quella sensazione di libertà, di poter guardare, di poter entrare effettivamente nel mondo, questa sensazione di poter partecipare di più delle cose che prima magari vedevo da lontano. Ho avuto proprio questa sensazione di poter fare fattualmente delle cose che prima magari desideravo e non riuscivo materialmente a fare. C'è un senso quasi di disconnessione rispetto a tutto il resto, come se le cose che accadono agli altri, accadono fuori, accadono lontano rispetto a dove ti trovi, e poter finalmente entrare e partecipare anche a queste cose ti dà un senso davvero di potere, ma positivo, nel senso di poter effettivamente fare le cose, ed è una sensazione molto bella. Poi chiedevate del pregiudizio, in realtà questo posto, da questo punto di vista, è meraviglioso, perché nel senso non c'è minimamente, qui quando entri qui dentro sembra davvero annullarsi ogni forma di differenza in negativo e potenziarsi invece in positivo, nel senso la differenza, che può essere la differenza di provenienza territoriale ma anche sociale eccetera, sembra diventare semplicemente un requisito di ricchezza, cioè io ho una visione, una storia che è diversa dalla tua e posso raccontarti che tu puoi raccontarla a me, e quindi diventa una ricchezza. Non l'ho mai sentito come un deficit o come un demerito, quindi anche in questo senso questo posto mi sta aiutando molto ad elaborare positivamente la mia storia e la mia provenienza. Alla luce di tutto quello che ci hai raccontato, sì, cosa ci dici sul fatto che sia un'università gratuita? Il fatto che questa istituzione sia gratuita è appunto aiuta ed è requisito fondamentale per renderlo quasi all'ingresso un piano dal quale tutti partono uguali. È una cosa fortissima. Quando entriamo noi, appunto, facevo riferimento prima, 50 persone, 50 ragazzi spesati che non conoscono nella maggior parte del caso Pisa, ma anche 50 persone che sono poste tutte sullo stesso livello. E questo fatto è difficile da trovare in altre situazioni, in altri contesti, ovviamente. Ed è un grande punto di forza, perché anche solo nel caso in cui ci fossimo stati fuori sede, già solo faccio un esempio stupido, la zona in cui trovi appartamento ti rende precluse alcune realtà, nel senso
non verrai, è più difficile venire in contatto con determinate persone. In città molto grandi questo è ancora molto più visibile, a Pisa magari non sarebbe stato così visibile, però in città molto più grandi questo è un fattore da tenere in considerazione, quindi è proprio quasi un rende tutti davvero uguali questa istituzione nel momento in cui si entra. Grazie.